Sì, abbassato il volume. Ecco, quindi questa, penso che questo è stato veramente un momento per me trasformativo nel riflettere su cosa in realtà significa una domanda che in qualche maniera, pur essendo concentrato molto sulla teoria attraverso il periodo di studi, la questione di cosa significa la rappresentazione dell'architettura, cosa che questo atto di mediare l'immagine di un oggetto costruito, di uno spazio attraverso il veicolo della carta stampata, una cosa che per un motivo o l'altro avevo più o meno sempre dato per scontato che dovesse avvenire in una certa maniera attraverso una fotografia che in qualche maniera cogliesse con un certo approccio scientifico la fisicità di uno spazio, di un edificio, di un territorio, di un paesaggio, quello che vuoi. E questo penso, devo veramente dar credito a Stefano, penso tantissimi di voi, tantissimi di noi in maniera o l'altra abbiamo lavorato con lui, e una delle sue opere più importanti credo che sia stato proprio nell'esplorare le possibilità della fotografia rispetto all'architettura. Non a caso chi di voi è stato a casa sua, è completamente tappezzato di una sorta di mosaico di esperimenti rappresentativi, di rappresentazione fotografica, Gabriele Basilico, Armin Linchi, Francesco Iovice, lo stesso Takashioma, mi sembra di ricordare che ne abbia uno, che in qualche maniera sono stati il veicolo di questa sperimentazione di rappresentazione dello spazio costruito attraverso la carta, attraverso la bidimensionalità. E quindi una delle persone che in questo nuovo progetto di rivista era stata chiamata si chiamava Kayoko Ota, aveva lavorato con Remy Kolas a Rotterdam e c'era stata inviata un po' come possibile estensione del network globale. Lei dice, è dall'altra parte qui a Milano, io non lo conoscevo, ma è stata occasione anche di conoscere Mac. E in qualche maniera penso che queste due figure sono state per quei 3 anni, e poi anche successivamente, quando io ho avuto l'incredibile onore di dirigere la rivista, alcuni dei protagonisti più importanti, che in qualche maniera non venivano chiamati semplicemente così per una qualsiasi documentazione di un nuovo edificio, ma in cui quasi la documentazione dello spazio, che molto spesso non erano neanche edifici particolarmente nuovi, edifici già abitati da tempo, architetture, paesaggi, parchi, spazi urbani, in cui la rappresentazione era proprio il progetto stesso. Credo che il lavoro di Takashi, su cui c'è tantissimo, un'infinità da dire, penso che si può dire che lui abbia in qualche maniera inventato, perché poi è una cosa che penso che abbia avuto poi risonanza con moltissimi altri fotografi internazionali, un modo di concepire l'architettura. Come a concepire la fotografia come una forma di pratica architettonica in sé. E su questo c'è poi tantissimo altro da dire rispetto a questa mostra, perché poi penso sia estremamente interessante come questa mostra, nello specifico, sia la materializzazione di questa sua idea. Ecco, quindi forse la cosa su cui mi piacerebbe anche sentire un tuo parere è come, perché se vuoi da un certo punto di vista nelle tesi ci occupiamo particolarmente di fotografia, anche se la fotografia penso anche per te, come qualcuno e come anche tanti di voi, è una cosa su cui vedo qui Paolo anche che penso che sia stato un altro interlocutore fondamentale di quel periodo, un altro fotografo che grazie alle pareti di Stefano, con una straordinaria immagine di dov'è quella foto, quella che è in casa di Stefano. Ma ce n'è una del Messico e Quella del quella della Messico, cucina di che era sempre Stefano. quella in cucina. Sì. E,
Ecco, quindi vorrei aprire anche a te questa è in qualche maniera la domanda che forse mi piacerebbe un pochino esplorare è il momento di overlap tra architettura come pratica fotografica, fotografia come pratica architettonica Sì. e tutto questo come una forma di arte, di espressione artistica. Un ambiente in cui non mi addentro assolutamente, quindi lascio a te il giudizio su questa dimensione. Poi magari dico qualcosa su cosa voglio dire. Devo dire che anch'io, quando negli anni ho frequentato, sfogliato le riviste di architettura, mi sono sempre chiesto perché in quella pratica fotografica ci fosse ancora la presunzione di oggettività e quindi si cercasse questa forma di documentazione e di posizione rispetto all'oggetto architettonico neutrale, e quindi quasi una sorta di retorica dell'antiretorica che era costantemente poi, come dire, inciampava costantemente sia nell'oggetto architettonico che nella pratica fotografica, che per eccellenza è una pratica di scelta, di inquadrature, di luce, di momento, eccetera, che quindi interpreta nonostante tutto. E quindi mi sono sempre chiesto perché i giornali di architettura non fossero più avventurosi e non rendessero più esplicito e non invitassero gli autori ad essere più interpretativi e ad essere più speculari rispetto all'idea di architettura che veniva fuori da questi oggetti costruiti. Detto questo, e ovviamente poi nei giornali, ovviamente nel giornale del Domus che ha fatto Joseph, questa spinta in avanti era evidente. Qui in Via Saterna, forse questa è la seconda mostra che ha una relazione diretta, così diretta con l'architettura. La prima è stata quella di Guido Guidi, nella quale abbiamo mostrato 118 fotografie della tomba Brion. E anche quella è una sorta di forma architettonica della fotografia dove il lavoro di Guidi diventa speculare, esattamente speculare al lavoro architettonico di Scarpa, anche grazie a una intimità tra i due, perché Guidi era allievo di Scarpa e quindi in qualche modo ne coglieva i disegni, il gioco di luce, di trasformazione che Scarpa ha attivato nell'architettura della tomba Brion, diventando speculare rispetto a quella, tanto che io non riesco più a pensare alla tomba Brion senza pensare alle fotografie di Guido Guidi. Questa è forse la seconda mostra con una relazione così diretta con l'architettura, con l'urbanistica. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con Takashi, di produrre dei lavori su Milano che avete visto o che vedrete dopo questa conversazione. Ed è una forma di specularità rispetto all'architettura dell'urbanistica completamente diversa da quella di Guidi, però secondo me altrettanto, come dire, insinuante e altrettanto chiarificatrice, perché io per esempio questo skyline di Milano, così anche nella semplicità di metterla al contrario, quindi di ritornarci la fotografia del foro stenopeico, non l'ho mai vista e credo che la rivedi in una maniera nella quale non era mai stata rivelata, questo scala non era mai stato rivelato. Quindi queste considerazioni ovviamente, come dire, sfuggono alle domande pregnanti di Joseph, però li ritornerei una domanda chiedendogli proprio come, quando ha iniziato appunto personalmente poi a dover commissionare fotografie di architettura, ha pensato di doversi spostare da questa presunta oggettività rappresentativa per arrivare a un linguaggio, a dei linguaggi invece che paradossalmente interpretando e diventando soggettivi, in realtà ne mettessero in luce gli aspetti più importanti e chiarificatori.
penso che il lavoro di Takashi rivela una dimensione, prima di tutto rivela una serie di molto più di noi stessi che non spesso del paesaggio che lui rappresenta, nel senso che se per esempio consideriamo questa fotografia qui dietro, che forse è la cosa più distante che ci si potrebbe immaginare da una visione canonica, una definizione canonica di fotografia d'architettura, questo perché prima di tutto forse è un peico, che quindi è l'opposto del bancottico decentrabile che corregge le prospettive, eccetera, che in qualche maniera è la quintessenza di questa visione in qualche maniera razionale, razionalista e scientifica della rappresentazione, quest'atto di schiacciare qualcosa di tridimensionale e renderlo bidimensionale con una presunta oggettività. Eppure se per un attimo supponiamo che possiamo parlare di questo come fotografia d'architettura, questo rivela i confini estremamente stretti della nostra definizione, per il seguente motivo: che la rappresentazione fotografica dell'architettura prima di tutto presuppone una partenza da una certa distanza, un arrivo in cui riduci l'artefatto a una sorta di oggetto che è rappresentabile dentro un frame, e poi parti da lì avvicinandoti e entrando in maniera più selettiva in una serie di spazi, una serie di inquadrature, una serie di prospettive, poi magari una serie di dettagli, arrivando, non so, nel caso di scarpa dettagli anche fino alla maniglia, quindi proprio il famoso detto di Rogers, dalla dimensione della città fino alla dimensione del cucchiaio, e questo è perfettamente coerente con anche un certo percorso teorico intorno alla costruzione di un framework teorico dell'architettura modernista, razionale, tipica del XX secolo, perché poi fra l'altro anche una dimensione molto recente, ci scordiamo di quanto è recente e quanto è nuova questa tradizione della rappresentazione dell'architettura. E quello che Takashi fa, che secondo me è incredibile e rivoluzionario, e sconvolge con un semplicissimo gesto il concetto, proprio la definizione, soprattutto per chi arriva dal mondo delle riviste, chi arriva dal mondo della teoria dell'architettura, è che molto spesso, anche in alcune di queste foto, ma anche nel suo lavoro più ampiamente, è di fotografare la vista dalle finestre. Lui è ossessionato dalle finestre, se notate nelle sue fotografie, in tutti i suoi libri, c'è una incredibile, l'architettura stessa scompare, perché in qualche maniera lui suggerisce l'idea che l'architettura, la produzione dell'architettura è la produzione di una serie di sguardi, una serie di assi di visione, una serie di prospettive che oltretutto sono altamente variabili a seconda della vicinanza a questa finestra. E quindi in qualche maniera coglie una dimensione a cui gli architetti spesso pensano, ma il fotografo molto raramente legge, che è quello della collocazione del corpo dentro lo spazio fisico, e qual è la relazione con la finestra, con la vista, con la prospettiva, secondo la posizione del proprio corpo. Questo è ancora più interessante perché nelle fotografie di Takashi non appare mai il corpo, e quindi il corpo, che è questa presenza apparentemente invisibile, in realtà è centrale a tutta la sua fotografia. Questa è una cosa che mi sono molto spesso chiesto, di come mai ci sia questa sorta di vuoto fisico, vuoto cosmico, vuoto della presenza umana, e poi effettivamente ti riconosce il fatto che lui sta in qualche maniera rappresentando tanto un'esperienza quanto uno spazio, tanto una condizione fisica di immedesimazione del luogo quanto un... E questo è incredibile, se ci pensi, che forse è la cosa più importante, la cosa in cui va più pensiero da parte del progettista, questa idea di cogliere, di produrre una certa esperienza, una certa vista, una certa visione, è completamente ignorato molto spesso da perché quale fotografo di architettura rappresenterebbe semplicemente uno sguardo verso l'esterno in cui l'edificio neanche appare, neanche il frame della finestra. Eppure questo è forse uno dei massimi prodotti, soprattutto se si pensa
ad esempio alla tradizione modernista di Le Corbusier della finestra come nastro, qualcosa che crea una simulazione dell'orizzonte, che comunque è una selezione. E quindi penso che questo è una delle sue grandi, incredibili invenzioni, scoperte, chiamalo come vuoi, che poi in qualche maniera anche io vedo anche, ad esempio, in alcune di queste fotografie molto relazione con la tradizione di Dan Graham, della, una certa empatia. Lo trovo una fotografia estremamente empatica, pur essendo molto svuotata di questa presenza umana, però c'è una forte empatia verso la condizione umana, verso come noi viviamo in città, piuttosto che una sorta di rappresentazione asettica, un tentativo di rappresentazione asettica. Non so cosa, questo è semplicemente uno dei miei pensieri di lunga gestazione sul suo lavoro. Le finestre sono veramente per lui un'ossessione. Perché lui sta dentro i luoghi, li vive invece freddamente dandogli da fuori. Poi anche semplicemente il fatto, l'idea della, dell'ambiente, della camera, di un locale come un foro, la produzione di una macchina foro stenotecnico, come questa immagine qua, è estremamente interessante perché è letteralmente la trasformazione dell'architettura in fotografia, è più letterale di così è impossibile, perché qui ovviamente il punto, l'architettura che ha prodotto questa immagine è ovviamente necessariamente invisibile, però in qualche maniera ci dice più della condizione di questo spazio, di quello che, a cui è esposto, che non una documentazione, diciamo, di controcampo in cui appare. E quindi penso che alcune delle prime immagini, perché fino a quel punto non era mai stata pubblicata, forse qualche immagine era stata pubblicata in Domus più come artista, però di affidare a lui la rappresentazione di un edificio, dicendo che questo non è soltanto non è soltanto, diciamo, una lettura artistica, ma è sufficiente per comprendere una dimensione, per rappresentare un progetto anche per un pubblico architettonico, penso che sia estremamente importante. Credi che ci siano ancora delle resistenze a questo tipo di salto, non so se in avanti, forse di lato? Divisione. Sì, perché qui, per quanto riguarda noi qui, ovviamente per Salva recentemente ha scritto un testo sulle onde di Takashi Ono per un suo nuovo libro e appunto si interrogava se poi alla fine lui non interroga costantemente lo stesso atto del guardare. E stranamente, scusate perché viene citato fin troppo a sproposito, però la cosa strana è che Palma di Calvino parte con Palma che guarda un'onda e c'è questa, come dire, interrogazione sulle onde di Takashi che torna periodicamente nello stesso posto alle Hawaii a fotografare la stessa spiaggia, lo stesso orizzonte, eccetera. E alla fine, come diceva Joseph giustamente, si crea questo sorta di bilanciamento, poi è destinato ad essere costantemente sbilanciato da un lato e dall'altro, tra l'attenzione a quello che è stato guardato e fotografato e gli occhi di chi guarda, e quindi l'interrogazione che secondo me appunto rende poi così importanti le fotografie di Takashi Ono, ma il fatto che ti senti costantemente chiamato in causa come osservatore. E quindi la posizione dell'osservatore viene costantemente messa in questione, e quindi sei in una posizione instabile
e ti rendi conto continuamente del fatto che sei tu a produrre quello che si vede, che si guarda col cervello e non con gli occhi e né con l'obiettivo. No, è interessante anche perché penso che viviamo in un momento di accelerata trasformazione della nostra esperienza della fotografia. Se pensi nel Instagram, cioè anche nella mia recentissima esperienza di Domus, Instagram, sono andato via da Domus, Instagram ancora non esisteva, esisteva ma non era ancora un, diciamo, un fenomeno di massa. E oggi è forse uno dei è forse la rete sociale che in qualche maniera penso che sia quella in crescita più rapida, che dice qualcosa anche rispetto all'importanza della fotografia, alla centralità della fotografia nella nostra idea di autorappresentazione, espressione, anche la nostra abilità di come dire, consumare messaggi è sempre più spostato verso l'immagine, verso la fotografia, via da altri ambiti come quello descrittivo, letterario, anche perfino animazione o film. In qualche maniera la fotografia è la, anche con la democratizzazione ovviamente che ha portato che la fotografia, la produzione di bellissime immagini in qualche maniera alla portata di tutti. E questa è una, penso, una grande domanda. Ho letto un'intervista molto interessante in cui qualcuno chiedeva a Takashi Oma perché non aveva un account Instagram. E lui diceva, I'm too busy. Penso che è bellissimo. Adesso ce l'ha. Deve essere uno studio. Lo studio. E quindi ad esempio questa è una cosa che lo differenzia da Ramak, non so Paolo, tu hai Instagram, sei. Ti devo seguire subito. Non dimentico di fare le foto con Instagram. Cioè so che bisognerebbe fare tutta una cosa. Taggare. Sì, geolocalizzare. Pinterest è interessantissimo, cioè, infatti è anche molto interessante come questi network riescono in qualche maniera a produrre degli assemblaggi totalmente differenziati, non c'è nessuna somiglianza tra Pinterest e Instagram. Pinterest storicamente è una miniera incredibile. Io sto qui sono le tue radici architettoniche. No, parlo di tutti gli altri argomenti, guerra. Cioè, di tutto, ma cose che tu non immagini, ma neanche io le immaginavo. No, ma Pinterest è stato fondato da un architetto perché aveva bisogno di assemblare delle collezioni di fotografie rispetto a assolutamente tutto, dai poeti alla guerra alle cose più spaventose nel passato, e non so, c'è tutto. Io ogni tanto passo, non so, un'ora a guardare, solo a guardare, e capire, so che vengo a sapere delle cose che non sapevo. Poi in qualche maniera penso che si potrebbe dire che Takashi in qualche maniera è venuto prima di Instagram al suo stato. Ha fatto la stessa cosa attraverso i libri, che la sua funzione è scompinata. Un libro ogni due mesi. Il libro che l'ha reso più famoso, che si chiama proprio Suburbia, è proprio sulla suburbia di Tokyo, ed è un libro che poi è replicato di Islanda, mi sembra, fatta la versione islandese. Era proprio una visione molto pulita, molto semplice, poco circatoria, molto... Lo vado a prendere così gira. Parto proprio da quello, da osservare quello che c'è intorno in una maniera anche molto così pensata e non fa le sue piedistallo, è molto. No, è lui la vive. Io non capo lì. Però c'era una domanda, per quale motivo? Secondo te qual è la
funzione fatale tra architettura e fotografia, perché tantissimi fotografi sono architetti, partono, studiano architettura, poi si trasformano in fotografi, ma c'è un numero infinito. E poi tantissimi fotografi magari che non sono architetti si appassionano di architettura. La risposta cinica sarebbe perché non c'è lavoro. No, ma anche fotografia. Però no, alla fine in una certa maniera è anche molto evidente che la formazione architettonica è proprio una formazione che alla fine vengo fuori da una giornata di esami a Londra, quindi ho avuto occasione di riflettere su questo, proprio sulla formulazione di una posizione o di un'attitudine verso lo spazio. Non è neanche della progettazione, la progettazione in qualche maniera un passo successivo, però prima la formulazione di uno sguardo, credo che questo sia l'essenza dell'architettura in qualche maniera, questo poi ha prodotto appunto molte diramazioni, questo poi può portare verso la teoria, verso anche il filmmaking, c'è una lunga tradizione di registi che architetti, cioè, oppure teorici, eccetera, ma soprattutto i fotografi, sicuramente. E soprattutto penso anche che questo forse sia uno dei grandi contributi italiani alla fotografia, sia stata proprio una tradizione di fotografia di uno sguardo sul paesaggio, di uno sguardo sull'urbanizzazione, uno sguardo sulla produzione contemporanea di spazi che non corrispondono necessariamente a quello che noi definiamo come architettura, proprio perché in qualche maniera a volte non siamo capaci di riconoscere come architettura quello che è la produzione, la più alta, la più copiosa produzione della nostra epoca. Questo penso che è qualcosa che la fotografia è stata capace di veicolare e di esprimere di molto meglio di qualsiasi altro linguaggio. Grazie. Qualcuno sarebbe bello che sì, perché sì. Penso che